Pace e bene, un saluto a voi presenti e a quanti attraverso la televisione da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Salga a te, Signore. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore nostra pace, Kyrie eleison. Cristo nostra Pasqua, Christe eleison. Signore nostra vita, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio onnipotente fa che spogliati dell'uomo vecchio con le sue passioni ingannevoli, viviamo come veri discepoli di Cristo, al quale ci hai resi conformi con i sacramenti pasquali. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Allora alcuni della sinagoga detta dei Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini e di quelli della Cilicia e dell'Asia si alzarono a discutere con Stefano, ma non riuscivano a resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. Allora istigarono alcuni perché dicessero: «Lo abbiamo udito pronunziare parole blasfeme contro Mosè e contro Dio», e così sollevarono il popolo. Gli anziani e gli scribi gli prombarono addosso, lo catturarono e lo condussero davanti a Sinedrio. Presentarono quindi falsi testimoni che dissero: «Costui non fa che parlare contro questo luogo santo e contro la legge. Lo abbiamo infatti udito dichiarare che Gesù, questo Nazareno, distruggerà questo luogo e sovvertirà le usanze che Mosè ci ha tramandato». E tutti quelli che sedevano nel Sinedrio, fissando gli occhi su di lui, videro il suo volto come quello di un angelo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Beato chi cammina nella legge del Signore. Beato chi cammina nella legge del Signore. Anche se i potenti siedono e mi calunniano, il tuo servo medita i tuoi decreti. I tuoi insegnamenti sono la mia delizia, sono essi i miei consiglieri. Beato. Ti ho manifestato le mie vie e tu mi hai risposto. Insegnami i tuoi decreti. Fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò le tue meraviglie. Beato chi cammina nella legge.
luce del Signore. Tieni lontana da me la via della menzogna, donami la grazia della tua legge. Ho scelto la via della fedeltà, mi sono proposto i tuoi giudizi. Beato chi cammina nella legge del Signore. Di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Il giorno dopo, la folla, rimasta dall'altra parte del mare, vide che c'era soltanto una barca e che Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma i suoi discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte da Tiberiade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane, dopo che il Signore aveva reso grazie. Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qui?» Gesù rispose loro: in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre Dio ha messo il suo sigillo. Gli dissero allora: che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Parola del Signore. Ascolteremo in questa settimana il capitolo sesto del Vangelo secondo Giovanni. Ci riferisce il dialogo tra Gesù e la folla il giorno dopo il miracolo della moltiplicazione dei pani. Un grande segno da lui compiuto non soltanto per saziare la fame materiale, ma per rivelare qualcosa di molto più importante che avrebbe lasciato in dono per tutta l'umanità e per sempre, cioè il suo corpo e il suo sangue, l'Eucaristia, il cibo vero che dona la vita. In parallelo, i brani della prima lettura, tratta dagli Atti degli Apostoli, narrano la fecondità della parola accolta e vissuta. Stefano, Filippo, il funzionario della regina di Etiopia, Saulo, Pietro che guarisce i malati e risuscita perfino una donna,
sono testimonianze eloquenti, che ascolteremo in questa settimana, dell'azione dello Spirito che genera la vita. Cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Chiede la gente a Gesù. Ed egli risponde: c'è una sola opera che non è nemmeno vostra, perché è opera del Padre. Credere, avere fede, accettare colui che egli ha mandato. San Leopoldo era solito chiedere proprio questo ai suoi penitenti. Fede, fede, abbiate fede, e la vita sarà buona, sarà serena, sarà cristiana, e tutte le prove saranno sopportabili. Il Signore aumenti la nostra fede perché possiamo incontrarlo nel cammino di ogni giorno e riconoscerlo nel banchetto eucaristico. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Salgano a Te, o Signore, le nostre preghiere insieme all'offerta di questo sacrificio, perché purificati dal Tuo nome possiamo accostarci al sacramento della Tua grande misericordia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la Tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro Avvocato. Immolato sulla croce più non muore, e con i segni della passione vive immortale.
Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo,
A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo regno, tua potenza, la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Thank you.
Preghiamo. Dio onnipotente, che nella risurrezione di Cristo ci fai nuove creature per la vita eterna, accresci in noi i frutti del sacramento pasquale e infondi nei nostri cuori la forza di questo nutrimento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Preghiera a San Leopoldo Mandic. O Dio nostro Padre, Tu hai arricchito San Leopoldo con l'abbondanza della Tua grazia. Per la sua intercessione concedi a noi, alle nostre famiglie, ai nostri cari, anziani e ammalati, di vivere nell'abbandono alla Tua volontà, nella speranza delle Tue promesse, nell'amore della Tua presenza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi accompagni e vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.